Buongiorno a tutti, in questo tutorial parleremo dell'ambiente di Assembly. L'ambiente di Assembly si trova in Start Mechanical Design, Assembly Design. L'Assembly parte con un product, anche se attualmente non è ancora stato salvato. Quindi diciamo che l'ideale sarebbe già in fase iniziale salvare questo product con il suo nome. Come vedete, ho creato una cartella. In questo assembly modelleremo una penna, quindi creeremo un product chiamato penna completa. Possiamo anche rinominare il product sempre da proprietà, dare un nome. Non è male mantenere quasi sempre solidale il nome del file con il nome della parte. Approcciamo l'ambiente di Assembly con il metodo bottom up, cioè noi creiamo prima tutte le parti, possibilmente le mettiamo tutte in una cartella. Vedete, io ho creato l'ambiente corpo, mina e tappino. Adesso ho creato il file product. Ho particolarmente attenzione sul posizionamento dei file e sul nome del numero di parte, perché come vi ho detto questi sono molto importanti per CATIA, soprattutto quando l'assieme diventerà più complesso. Essere ordinati su questo eviterà mal di testa e problemi. Allora, iniziamo a introdurre la prima parte. Quindi possiamo fare insert componente esistente. Vediamo che possiamo sia creare una nuova parte all'interno dell'assieme che appunto aggiungerne uno. In questo caso io ho già modellato le parti, quindi utilizzerò Existing Component. Qui avendo selezionato a priori il mio assieme, non ho avuto la domanda che fa spesso bloccare i principianti, cioè su quale parte applicare questa nuova parte. Quindi voglio che questo sia chiaro. Inizialmente, vedete, non è selezionato niente, quindi se io faccio inserisci componente esistente, lui, prima ancora di chiedermi qualsiasi cosa, mi chiede di dire dove posizionare il componente. Io posso anche creare degli assiemi in gerarchici, quindi un assieme sotto l'altro, quindi è bene indicare dove devo posizionare questo part. Quindi io posiziono prima il corpo penna, come vedete, ecco il corpo penna che abbiamo modellato nella precedente lezione. Il corpo penna è il primo elemento che, come buona prassi, si considera quello più importante, poi quello che verrà, diciamo, vincolato a terra, cioè gli altri verranno appunto vincolati adesso. Per cui io impongo il vincolo di fissaggio a terra, quindi l'ancora, altri CAD hanno altri simboli, e quindi questo oggetto non sarà più in grado di muoversi. Allora, una cosa da notare è che all'interno degli assieme la parte che utilizzo diventa diversa da quello che è l'istanza della parte. L'istanza è corpopenna.1, mentre la parte è corpopenna. Questo perché? Perché io posso prendere una parte e replicarla con Ctrl-C, la metto all'interno sempre dell'assieme che mi interessa. Ho un'altra parte identica alla precedente, posizionata nella stessa maniera, che fa riferimento allo stesso file part, quindi la stessa geometria, però è un'istanza, è una replicazione. Così sembra che non sia successo niente, invece per vedere posso spostare la parte che non è stata fissata a terra. Infatti la parte fissata a terra è corpo penna 1 e non corpo penna 2. Per muovere corpo penna 2 ho diversi metodi, uno molto semplice, usare il navigatore.
Il navigatore è questo strano oggetto che normalmente serve per ruotare il punto di vista, ma può servire anche per spostare gli oggetti in assembly. Come? Attivo snap automatically to selected object, in pratica lui si attacca all'oggetto selezionato, seleziona il corpo penna 2, la seconda istanza, e posso liberamente spostarmi e vincolare. Ora, come vedete, le penne si sono duplicate. Se clicco su proprietà di corpo penna, vedete che io ho un'istanza che è corpo penna che fa riferimento a un part number che è unico ed è identico all'altro. Peraltro, questo part number ha un suo file name. E come vedete è assoluto, quindi si porta dietro tutta la mia cartella, che come vedete è diversa. Se io devo poi inserire questo sposto questa l'intera cartella in un altro hard disk, magari che inizia con D, con F, tipo una chiavetta, non avrò questa la possibilità di leggere il file. Comunque, questi sono problemi che risolveremo successivamente quando la nostra conoscenza sarà più avanzata. Al momento cancello quindi corpo penna 2 e continuo con la creazione della mia penna. Come faccio? Continuo a selezionare l'assieme e inserisci un altro componente, inserisco la mina. La mina mi viene posizionata in maniera casuale perché è stata modellata con assi e sistemi di riferimento diversi. La mia mina, peraltro, è stata solo abbozzata perché la devo adattare a quello che è la mia corpo penna. Come si fa innanzitutto a posizionare? Uso un vincolo di coincidenza. Ovviamente i vincoli sono questi qui, voi li guardate, diciamo, non sono molto difficili da utilizzare. Questo serve per allineare i componenti, quindi seleziono gli assi, vedete che se aggiorno ho la possibilità quindi di allineare l'asse della mia penna con questo qui. Vedete che i vincoli vengono tutti posizionati qua, posso cliccare e posso eventualmente riconnettere se ho sbagliato o qualcosa è successo, che si è cancellato un foro o altro, posso riconnetterlo senza dover rifare tutto da capo. Cosa noto? Che ho tolto un grado di libertà, per cui un grado di libertà 2 gradi sulle rotazioni, e il pezzo può ancora, cioè la mina, può continuare a muoversi in questo senso. Quindi devo mettere di nuovo un altro vincolo di coincidenza tra questa faccia che andrà imbattuta, diciamo, con questa, poi capiremo il perché. Qua ho anche un discorso di orientamento che può essere lo stesso o d'opposto. Inizio così, provo, ed è quello giusto. Noto che c'è qualcosa che non va. Non c'è bisogno di usare lo strumento di clash, cioè di analisi di intersezione per capire che c'è un'intersezione, però posso attivare questo tool. Questo tool mi fa il calcolo dell'interferenza, quindi si fa apply, mi fa vedere la zona di clash, mi dice anche il valore, addirittura 5 mm di clash. Qui c'è il semaforino rosso e tutte le informazioni di sorta. Quindi devo rivedere il mio design, e qui scatta la possibilità di fare una modifica contestuale, cioè significa che se io ho la mia mina che voglio modificare, non voglio modificare l'istanza della mina, ma voglio modificare proprio la parte mina. Se ho più istanze con la stessa parte, tutte le istanze copieranno la geometria che sarà appunto modificata. Quindi io, se seleziono la parte, non l'istanza, quindi posso sia aprire una nuova finestra, quindi l'apro in maniera isolata,
quindi senza avere il contesto d'assieme, ma in questo caso mi interessa modificarla nel contesto di assieme. Apparentemente non è successo niente, ma in realtà qui vedete c'è il simbolo part design, ovvero sto in part. Questo mi permette anche di andare sul profilo e poterlo aggiornare manualmente. Quindi io qua mi posso divertire a cambiare tante cose. Ma volendo fare le cose fatte bene, posso sfruttare ancora di più la modifica contestuale. Posso andare a prelevare questa geometria che seleziono e con CTRL quella interna. Voglio proprio prendere dei punti notevoli che mi servono proprio per costruire in maniera precisa, matematicamente esatta, questa geometria. Quindi vado a usare il piano di intersezione, quindi mi va a prendere quelle geometrie selezionate e me le proietta sul piano di schizzo. Intersezione tra questo e questa parte qui. Faccio prima un aggiornamento, torno in ambiente di schizzo, faccio così, torno in ambiente di schizzo e performo un'intersezione tra questa superficie e questa. Lui mi avvisa che sto creando un link tra due file, quindi faccio ok. Mi avvisa che ci potrebbero essere dei problemi, in realtà è andato tutto bene. Cioè, vedete, queste sono le linee di costruzione relative ai profili che ho proiettato, queste sono le superfici. Adesso posso tranquillamente vincolare questo con questo punto con questo punto, quindi creare un constraint di coincidenza e posso anche posizionare questo punto con questo punto con un constraint di coincidenza. Quindi la mia geometria è stata completamente ridisegnata ed ho una perfetta coincidenza della punta. Come ultimo particolare, nascondo le due superfici di ricostruzione, mi trovo sempre in part, clicco due volte su penna completa, sono in ambiente assembly e la mia penna è stata posizionata. Ora, se performo un clash analysis nuovamente, ho sempre un clash perché però questa volta la zona di clash è quella che in realtà mi va bene, cioè solo questa zona di contorno che mi può servire anche come zona di, diciamo, di attrito e quindi mi evita quella mina possa andare via. Con questo io aggiungerei semplicemente il tappino, quindi insert existing component in questo elemento il tappino. Tappino è stato inserito, questo tappino è stato modellato come parte creata sul posto, quindi non è attualmente vincolata, quindi io lo posso selezionare e spostare come volete, quindi diciamo lascio a voi il posizionamento del tappino. Con questo è tutto.